Ciao a tutti e bentornati in questo poderosissimo secondo episodio di Contatto Avvenuto Remastered. Mi sono divertito veramente tantissimo a leggere le vostre storie e ad analizzare le vostre foto e oggi vi riporto il tutto. Dopo l'annuncio sui social del ritorno effettivo di Contatto Avvenuto, mi arrivarono più di 2000 mail in 48 ore e oggi, come promesso, torniamo a sfoltirle. Contatto Avvenuto è tornato regolarmente in agenda, cari amici, e se anche tu hai materiale da sottopormi o semplicemente una storia strana da raccontare, puoi farlo alla mail in sovrimpressione. La domanda da porsi non è se le persone vedono o meno qualcosa di strano in cielo, la domanda da porsi nel 2021 è perché da quando esiste la carta stampata le persone riportano di strani avvistamenti celesti? Vi ho poco tempo fa riportato il libro dei prodigi di Giulio Sequente risalente al 400 d.C. che, riprendendo narrazioni risalenti al 200 a.C. dalla penna di Tito Livio, racconta di UFO, ok? Se ti sei perso questo episodio leggendario ti consiglio di recuperarlo. Perché da quando esiste la carta stampata le persone riportano di strani avvistamenti celesti? È questa la domanda da fare. Perché hanno sempre tutti qualcosa da raccontare? Nello scorso episodio vi ho raccontato il mio contatto avvenuto, la mia storia personale. Oggi tocca di nuovo a voi. Bando alle ciance e iniziamo subito. Ciao Omega, mi chiamo e vivo in un paesino della Basilicata. Innanzitutto volevo congratularmi con te per tutto ciò che stai facendo in nome della verità. Visto la riapertura di Contatto Avvenuto, ho deciso di mandarti questa foto scattata da un mio amico che successivamente mi ha inviato dicendomi di farne ciò che volevo e anche di condividerla. La persona che ha scattato questa foto si trovava con la sua famiglia nel Parco Nazionale del Pollino e scattò alcune foto e panorami della zona. Appena tornò a casa iniziò a guardare le foto al PC e si rese conto di aver fotografato inconsapevolmente qualcosa di strano. Se decidi di pubblicare questa mail, gentilmente censura il mio nome e il mio indirizzo email. Un abbraccio. Allora signori, partiamo dal presupposto che è sempre meglio inviare più scatti in sequenza, ok? Soprattutto quando si parla di avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Se mandate delle foto e se soprattutto li avete, mandate tutti gli scatti che avete fatto. Se hai fatto 5 scatti e vedi che all'interno di uno dei 5 c'è qualcosa di strano, mandali tutti e 5. Chiaro? Tra le centinaia di foto e video che mi arrivano, questa l'ho reputata alquanto interessante per ovvi motivi e quindi ho deciso di analizzarla con i mezzi a mia disposizione. Non sono un perito di analisi fotografica forense, non mi spaccio per tale, non sono un esperto, ma studiando da autodidatta cerco di fare del mio meglio anche in quel senso. Vi consiglio sempre, quando osserviamo foto di questo genere, di impostare il video nella risoluzione massima così da poter osservare quanti più dettagli possibili. Il Parco Nazionale del Pollino, dove è stato fotografato il presunto oggetto, è il parco nazionale più grande d'Italia, a cavallo fra Basilicata e Calabria. Qui basta osservare la foto per capire che siamo parecchio altini. Ecco, sembra un oggetto quasi sferico in overing davanti alla fotocamera. Ora, poniamo la foto nella vita reale, ok? L'oggetto è molto visibile. Proprio perché è molto visibile, se fosse stato fermo in overing sarebbe stato impossibile non accorgersene dal vivo. E quindi, data anche la descrizione fornita, ossia che il fotografo se ne è accorto una volta giunto a casa, diciamo che l'oggetto era di passaggio, ok? Che quindi è sfuggito alla vista di chi lo ha fotografato. Anche se a giudicare dalla foto non sembra affatto un oggetto fotografato di sfuggita, sembra proprio che fosse fermo nel momento in cui la foto è stata scattata. Ma proseguiamo in questo modo. Essendo la foto in prima versione, guarderò in metadata e poi passerò all'analisi visuale dell'oggetto per capire se è un fotomontaggio. La prima cosa da valutare è il disturbo.
Questo programmino, tra le altre cose, permette di valutare, scendendo da 100 in giù, se qualche elemento della foto spicca sugli altri in modo clamoroso. Qui nella foto di prova che ci lascia il programma, ovviamente photoshoppata, possiamo osservare che l'UFO e il paracadutista spiccano particolarmente nell'ambiente circostante della foto, primo segnale di un fotomontaggio. Caricando la nostra foto e scendendo da 100 in giù, nessun elemento spicca particolarmente sull'ambiente circostante, anzi le rocce in primo piano e il contorno delle montagne spiccano più dell'oggetto in questione e quindi da questa prima analisi non risulta esserci nessun oggetto anomalo. La seconda cosa da stabilire è il gradiente di luminescenza. Già osservandola così a cose normali, ragazzi, si nota che la luce illumina coerentemente l'oggetto come illumina gli alberi sottostanti. No, già questo, signori, è un indizio veramente, veramente allettante in merito all'originalità della fotografia, ok? Perché se qualcuno si fosse preso la briga di photoshopparla o di creare un fake, lo ha fatto molto bene perché si è occupato anche della luce rispetto agli alberi sottostanti, ok? Dell'illuminazione che riceve l'oggetto rispetto agli alberi sottostanti. E poi ci sono i metadata che, come spiegavo nello scorso episodio di Contatto Avvenuto, dimostrano se la foto è passata o meno da Photoshop. Ok, che possono essere modificati, eccetera, però da una prima occhiata non sembra esserci nulla di strano. Da una prima analisi amatoriale, la foto non sembra assolutamente essere stata ritoccata. Anche se sinceramente devo ancora riuscire a comprenderne le metriche, perché mettila un po' come ti pare, se ti passa una cosa così davanti te ne accorgi, visto che inoltre non sembra nemmeno essere troppo lontano, sia come sia. Che ne pensi? Che idea ti sei fatto? Un volatile non può essere, un insetto è improbabile, un drone, i droni non hanno questa forma, e quindi cosa può essere? Sarete con me che è una foto curiosa, fammelo sapere in un commento. Spero sinceramente che sia un fake fatto bene, perché altrimenti, se così non fosse, la foto è clamorosa. L'amico Daniele Ornato mi consiglia invece di trattare un evento che non ho mai approfondito, che conosco da sempre, che mi sono sempre promesso di affrontare, ma che non ho mai affrontato, e quindi rimedio subito. Il caso Cecconi è, a detta mia, uno degli eventi UFO più importanti e documentati nella storia del nostro paese. Le foto che state guardando sono state scattate il 18 giugno 1979 dal maresciallo Giancarlo Cecconi, pilota dell'aeronautica militare italiana che stava sorvolando l'aeroporto Sant'Angelo di Treviso a bordo del suo cacciabombardiere G91R. Ebbene sì, è tutto vero, queste sono alcune delle 80 foto scattate. Partì tutto dai radar dell'aeroporto di Treviso che segnalarono al maresciallo la presenza di uno strano oggetto che sembrava stazionare, che sembrava stare in hovering proprio sopra la base. Gli chiesero di verificare e di avvicinarsi con attenzione e fu così che il maresciallo incontrò questo strano oggetto sigariforme. È tutto vero. Il pilota si avvicinò a meno di 100 metri dall'obiettivo, lo vide bene, era nero e lungo 8 metri o più. Aveva le sembianze di un sigaro, di una cisterna, insomma, che se ne stava in hovering, in cielo, lì, bello fermo. Riuscì a fotografare l'oggetto grazie alla fotocamera impiantata sul suo velivolo, fece oltre 80 foto e il caso passò alla storia. L'oggetto si muoveva verticalmente e raggiunse la quota di 4.000 metri. Il maresciallo Cecconi riferì che a volte sembrava avvicinarsi all'aereo. Ad un certo punto, come sono soliti fare questi oggetti, improvvisamente sparì sia dalla vista del pilota che da quella dei radar. L'avvistamento durò circa 5 minuti e sia il personale della base, da terra, sia il pilota assistettero alla scena. Le autorità competenti, anzi direi le autorità incompetenti, dichiararono che poteva trattarsi di un pallone giocattolo di plastica. Il pilota insistette che l'oggetto non era più piccolo di 7-8 metri. Anche in questo caso, signori, informatevi, perché abbiamo un contatto radar confermato visivamente da un pilota, come spesso succede, come è storicamente spesso successo in questi casi. E anche in questo caso abbiamo un oggetto sigariforme che inganna la gravità e sparisce agli occhi dei piloti. Non solo un oggetto presumibilmente metallico e di forma cilindrica non dovrebbe essere in grado di volare, ma inoltre non dovrebbe assolutamente, mi viene da ridere, non dovrebbe assolutamente essere in grado di stazionare come se nulla fosse, ok? Cosa più importante è che il pilota riferì che si muoveva intelligentemente compiendo manovre, si fermava, ripartiva e poi scomparve.
Le foto sono qualcosa di veramente clamoroso, a voglia a dire sono clamorose, il contatto radar è incredibile e le testimonianze del pilota sono fenomenali. Informati e approfondisci questo caso incredibile di avvistamento UFO perché potrebbe sorprenderti, ok? Magari più avanti, appena avrò un po' di tempo, se fate arrivare questo video a 17 miliardi e 749 milioni di like, realizzerò un video in merito alla questione. Ciao Omega, innanzitutto complimenti per il lavoro che fai, ti seguo da poco ma sono appassionato di UFO da sempre. Qui, amico, sei in buona compagnia. Oggi ho visto il video Contatto avvenuto Remastered e ho pensato di raccontarti l'esperienza che ha vissuto la mia ragazza la sera del 30 giugno 2017. Io ero al concerto dei Depeche Mode a Bologna, questo è il motivo per cui posso risalire alla data esatta. Lei stava tornando a Castelvetro di Modena dopo aver accompagnato suo figlio al parco nella vicina frazione, quando ha avvistato in lontananza un oggetto simile al sole al tramonto, ma non poteva essere il sole perché era a sud, così ha provato a fotografarlo. Mentre guidava però c'erano macchine che le venivano incontro, quindi non è riuscita, allora ha raggiunto l'oggetto e si è fermata in un parcheggio. Quando è scesa c'erano un uomo e una donna che stavano fotografando l'oggetto, le ha chiesto loro cosa fosse e lui ha risposto: se non ci credessi direi che è un UFO. Così ha preso fuori il telefono per fotografarlo e in quell'istante ha sentito un boato e l'oggetto è schizzato verticalmente in aria ed è sparito. Me l'ha descritto così: era arancione, rosso, era rotondo con la base esagonale, era largo come la strada, circa 5 metri, e stava sospeso in silenzio all'altezza di una casa di 3 piani. Lei lo ha visto da sotto. Si è molto spaventata, tant'è che è salita in macchina ed è corsa a casa senza nemmeno chiedere una copia della foto alla coppia che era lì. Nei giorni seguenti ho cercato sui vari social network notizie, anche per recuperare le foto che secondo lei la coppia aveva fatto, perché quando è arrivata loro erano già lì con i telefoni in mano puntati sull'oggetto, ma non ho trovato nulla e lei la coppia non l'aveva mai vista prima. Grazie per il tuo lavoro. Ciao. Ciao Omega, mi chiamo, ho 36 anni e ti scrivo da Gela, in provincia di Caltanissetta. Ti scrivo in merito a due avvistamenti avvenuti nel 2012 e uno di portata più piccola, ma paradossalmente forse più significativo, avvenuto nel 2019. La mia è una tipica città del sud e buona parte delle case è munita di terrazza. Fai conto anche che non è una città particolarmente illuminata e il fatto che ci sia sempre bel tempo invita facilmente a guardare il cielo stellato. Il 12 luglio 2012, verso le 21:10, appena uscito in terrazza, ho guardato in alto. E ad una distanza ideale di 50 metri, in alto, un po' più a nord, non esattamente sopra la mia testa, stazionava un affare grande quanto un camper con delle luci che gli si muovevano attorno, o quella doveva essere la sua superficie. Le luci facevano le stesse evoluzioni che fanno nei pesci bioluminescenti degli abissi. Non dopo pochi secondi che l'avevo adocchiato, l'affare mi ha attenzionato con una luce rossa che andava più sull'arancione. In quella frazione di tempo l'oggetto mi aveva quasi accecato, come quando ti puntano con i fari di una macchina. Eccitato da quello che stavo vedendo, col timore che l'affare potesse scomparire da un momento all'altro, ho chiamato di gran fretta mia sorella che stava in mansarda. Quando mia sorella è venuta fuori, l'oggetto era ancora lì. Ma incominciò ad affievolire le luci, mostrando un disco ovoidale e piatto di un chiarore spettrale, come quando le nuvole sono illuminate dalla luna, che girava all'interno di una bolla o un cerchio, esattamente ora non ti saprei dire. Poi ha incominciato a muoversi verso nord, scivolando silenzioso come, perdonami la licenza poetica, una foglia sospinta dal vento. È l'unico modo che ho per descriverlo. Di tutto questo mi ha affascinato il silenzio con cui si spostava, il silenzio totale di un oggetto solido che si muove sopra la tua testa. Abbiamo seguito questa sagoma circolare, continuare verso nord e scendere verso la campagna, appena fuori città. Mia sorella è un po' restia pure a ricordare la cosa, ogni tanto la incalzo ma lei fa la vaga, ma la capisco, sono temi che, se raccontati in pubblico, come minimo ti prendono per credulone o idiota. Il secondo avvistamento l'ho avuto in autunno dello stesso anno, e questo è stato davvero singolare, e ora capirai il perché. Dopo l'esperienza avuta a luglio, guardare in alto appena messo il piede in terrazza era ormai una cosa automatica, ma questo avvistamento è avvenuto nel tardo pomeriggio con la luce radente che viene da ovest. Praticamente appena messo piede in terrazza, guardo in alto e c'è un cerchio di fumo o di nuvole immobile. Omega, un cerchio perfetto che non aveva nessun motivo di stare lì, come una sorta di condensa per del calore, come il fumo che lasciano gli aerei al loro passaggio, ma questo era circolare e piccolo, forse di una decina di metri o anche meno. Si parla di una cinquantina di metri sopra la mia terrazza, sempre la stessa altezza come l'avvistamento a luglio.
Mentre lo osservavo, cercando di capirne la natura, dal cerchio esce un affare metallico sempre ovoidale, un metallo scuro come il piombo, illuminato da un lato dalla luce irradiante del tramonto e quindi mi diede la conferma della fisicità dell'oggetto, ma quando è uscito dal cerchio, sempre nell'estremo silenzio, si è spostato verso sud, apparendo e scomparendo ad intermittenza per poi scomparire del tutto. Ho assistito ad un wormhole oltre che all'avvistamento di un UFO? Cari signori, una costante che traspare sempre all'interno di questa playlist è la ricorrenza e la somiglianza degli eventi. È capitato tantissime volte che gli spettatori si siano trovati a scrivermi proprio perché hanno sentito un evento identico a quello che hanno vissuto. Se ti ritrovi anche tu nelle descrizioni degli utenti e hai individuato una casistica in merito ad una qualche sorta di avvistamento o evento vissuto da te, fammelo sapere. Ciao Omega, chiarisco subito di voler rimanere anonimo per tutta una serie di cose che magari leggendo la mia storia capirai. Sono davvero contento che tu abbia reintrodotto la rubrica di contatto avvenuto perché questa storia che ti sto per raccontare sembra davvero un film, mi scuso in anticipo per la sua lunghezza. Cari amici, se siete arrivati fino a questo punto del video, vi conviene veramente, veramente ascoltare questa storia disturbante. La mia storia è avvenuta nel 1991 al Parco dell'Uccellina, meglio conosciuto come Parco Maremma, in provincia di Grosseto. Avevo quasi 9 anni ed ero in gita con la mia classe, accompagnato da maestri e da alcuni genitori. Dopo aver trascorso una piacevole mattinata facendo escursioni ed esplorando la fauna di quel bellissimo parco, la nostra guida ci porta nella sede della Guardia Forestale, che all'epoca si trovava vicino all'abbazia del San Rabano, proprio all'interno del parco. Allestiamo un bel picnic e ci rilassiamo tutti, chi schiaccia un pisolino, chi giocando a pallone, chi a pallavolo, chi arrampicandosi sugli alberi, eccetera. Ad un certo punto, mentre giocavo con il mio migliore amico Marco, vedo tra gli alberi una luce che fluttua e che viene verso di noi. Sembrava una pallina da tennis luminosa che volava silenziosamente e intelligentemente in mezzo agli alberi del bosco adiacente senza mai toccarli. Emanava delle onde come quelle di un sasso gettato in uno stagno che avevano tutte le sfumature del rosso, era davvero uno spettacolo visivo. Non capivo bene cosa stessi guardando e soprattutto provavo in quel momento. Ricordo che quando arrivò vicino a noi tutti i colori che mi circondavano si saturarono al massimo. Era come se fosse tutto rosso, i suoni e le voci mi sembravano ovattate e rallentate. Noi non dovremmo ricordarci la sensazione di stare nella pancia della nostra mamma, ma in quel momento fu così che mi sentii. Comunque questa sfera cominciò ad interagire con noi, sorvolando tutti quanti, la situazione era surreale. Mi ricordo la faccia della mia maestra Silvia, era completamente in estasi mistica. Tra i genitori che erano venuti con noi ce n'era uno che aveva con sé una di quelle handicam della Sony, hai presente? Al momento del contatto lui stava riprendendo la figlia che faceva le acrobazie con altre bambine della classe, ma su questo torneremo dopo. La sfera emanava delle onde che però si disperdevano subito, ricordo quel tepore, quella sensazione di pace che avvertì per tutta la durata dell'esperienza, era come non riuscire a capire se sei sveglio o se stai ancora dormendo. Ad un certo punto la sfera sparisce schizzando via come un proiettile verso il bosco a valle senza lasciare alcuna traccia e senza emettere alcun suono. Tutto torna normale ma io continuo a sentirmi stordito e stranito. Nessuno parla, il silenzio è assordante, in tutto saremmo stati tipo 40 persone tra adulti e bambini ed era come se ognuno fosse spaesato. Ci guardammo per cercare qualche spiegazione logica, qualche appiglio, ma senza successo. La guida intanto era tornata e trovandoci tutti in quello stato aveva subito chiesto che cosa cavolo fosse successo. La mia maestra le disse che avevamo visto qualcosa che non sapeva bene come spiegare, ma la risposta pronta della guida, che disse che forse il sole e il caldo che avevamo preso durante le escursioni mattutine ci avevano fatto avere le allucinazioni, strappò un sorriso a tutti. Però la guida non sembrava affatto sorpresa, pur negando e dicendo di non capire cosa la mia maestra intendesse, ricordo di averla vista interagire col tizio della forestale che nel frattempo era arrivato, come se sapesse benissimo quello di cui stavano parlando. Ad ogni modo iniziammo a parlare di quella cosa con gli altri compagni di scuola, quando una delle mamme cominciò a dire che avevamo visto un angelo, e piano piano tutti iniziarono a parlare di angeli, di Dio e di Spirito Santo, una si era messa persino in ginocchio a pregare. Ora, cari amici, per quanto mi sembri piuttosto assurdo che un bambino di 8 anni ricordi così tanti particolari, direi che la storia merita di essere ascoltata fino alla fine. Sull'autobus di ritorno, l'argomento angeli e miracoli ormai la faceva da padrona. Dicevano che non fosse un caso che l'angelo era apparso proprio lì nell'abbazia, era un segno divino e tutti giù a pregare.
Il tizio con la videocamera che ho citato prima era seduto con la testa appoggiata sul finestrino, lo sguardo assente, con la cam tra le mani, non parlava, non interagiva, sembrava catatonico. Quando uno dei genitori gli chiese se era riuscito ad immortalare qualcosa nel video, lui rispose molto in malo modo che non aveva niente, perché non era successo niente e che eravamo tutti pazzi. Tornati nella nostra cittadina, ben presto la storia prese piede, ribattezzandolo l'angelo dell'uccellina. Faccio una considerazione: ad oggi sono l'unico, insieme forse ad altri due o tre, a ricordarsi questa cosa. Tutti gli altri sembrano averla dimenticata, non del tipo che non se la ricordano, ma proprio che non è mai accaduta. Non sanno di cosa tu stia parlando se glielo chiedi. Quando lo raccontai ai miei, anche loro credettero alla storia dell'angelo e mia nonna si mise pure a cantare i canti della chiesa. A quel punto decisi di non farne più parola. Nel 2001 uscì Harry Potter al cinema e andai a vederlo con degli amici, tra i quali anche il mio migliore amico Marco, che ho citato prima. Quando ci fu la scena del torneo con le scope volanti dove Harry deve catturare il boccino d'oro, ebbi un sussulto: quel boccino d'oro era pressoché identico a quella sfera che vedemmo. Ad un tratto tutto mi tornò alla mente in modo davvero vivido, feci notare a Marco quella incredibile somiglianza tra i due oggetti, ma lui non solo mi disse di non ricordarselo, ma non sapeva neppure di cosa stessi parlando. Questa cosa di Harry Potter riaccese in me la voglia di confrontarmi con le persone che avevano assistito al fenomeno, per capire se anche altri avessero rimosso il ricordo come Marco. Non fu affatto facile rintracciarli, erano passati tanti anni e i social all'epoca ancora non esistevano. Ebbi modo di parlare con ben 8 ragazzi che quel giorno erano lì ed incredibilmente non se lo ricordavano più. Ricordi confusi, annebbiati e persi per sempre. Però la figlia del tizio con la videocamera era un'amica di una mia amica e lei mi diede speranza. Ci incontrammo per chiacchierare. Quando aprì l'argomento della sfera di luce, lei ne fu molto sollevata perché non ne aveva più parlato. Io non conoscevo la sua storia, ma in pratica accadde che il padre, da quel giorno in poi, finì per estraniarsi sempre di più dalla realtà, mandando a quel paese il matrimonio e anche la sua salute mentale. La moglie lo lasciò, scappando con un bagnino, e la bambina crebbe con i nonni paterni. Il padre si ammalò anche fisicamente e morì di un tumore quando lei aveva solo 12 anni. Una storia molto triste. Tuttavia, mentre le dicevo di aver trovato queste somiglianze fra il boccino d'oro di Harry Potter e l'angelo dell'uccellina, lei mi disse che il suo ricordo era molto diverso dal mio. Lei non si ricordava una pallina rossa fluttuante, ma un rombo che si allungava ed accorciava e che emanava scintille elettriche di color viola e fucsia. Pazzesco! E il suo ricordo era tanto vivido e dettagliato quanto il mio. Iniziammo a frequentarci e alla fine ci mettemmo insieme. Per i 18 anni i suoi nonni le fecero un regalo speciale, una scatola di legno a forma di Bibbia antica, con tanto di croce e frasi in latino che il padre di lei aveva lasciato loro con precise istruzioni. Dovevano consegnarla alla figlia quando sarebbe diventata maggiorenne. Un giorno lei venne da me sconvolta dal contenuto della scatola. All'interno c'era una lettera scritta a mano dal padre assieme ad un'altra cosa. Riesce ad indovinare? Ebbene sì, all'interno c'era la cassetta della Handycam, proprio così. Sul contenuto della lettera, lei ha sempre mantenuto uno strettissimo riservo, tant'è che non ho mai potuto leggerla. Ma visionammo insieme la cassetta, non fu facile convincerla. La lettera l'aveva davvero scossa e non voleva guardare la cassetta, anzi voleva distruggerla. Ci vollero mesi e mesi per convincerla. Io morivo dalla voglia di guardarla. Alla fine cedette e quando guardammo il video persi ogni certezza e ogni convinzione su ciò che noi consideriamo reale. La realtà che vediamo potrebbe essere un artificio. Tutto quello che crediamo di conoscere e di sapere solo perché siamo in grado di vederlo potrebbe davvero anche non esistere. Nel video gli oggetti fluttuanti erano 7, non uno, e tutti di colore diverso. Ad un certo punto si vede come uno di essi sollevi da terra proprio lei. Lei mi disse di non ricordarsi minimamente di quella cosa, scioccandosi ancora di più. Il video proseguì poi, anche se fortemente disturbato, con questi oggetti che ci toccano, ci passano vicino, ci studiano. Ricordo i capelli delle femmine, tutti dritti, tipo elettricità statica, finché uno di essi arriva verso la telecamera e il tutto si spegne. Il video finisce così. Da anni ormai sto tentando di mettermi in contatto con lei, vorrei tanto rivedere quel video e mandartelo. In fondo, chi altri potrebbe divulgarlo se non tu, caro Omega? Persi i contatti con lei quando si trasferì a Bologna all'università. L'ho cercata sui social, ma è come se non esistesse. Le poche amicizie comuni rimaste mi hanno detto che ha fatto una finaccia, senza fornire molti dettagli in merito. Spero che leggerai questo mio racconto perché possa arrivare in qualche modo a Margherita, convincendola a donare al mondo quell'importantissima testimonianza. Un abbraccio. Allora, partiamo dal presupposto, cari signori, che questa storia mi ha profondamente disturbato come poche altre su contatto avvenuto.
Detto questo, purtroppo, mi duole dirlo, ma finché non guardo il video di cui parla, non ti dico che non ci credo, ma mi sembra clamorosamente esagerata come storia. Poi, figuriamoci, ci sta che mi sbaglio, però a questo punto mi metterò in contatto con l'utente per reperire il video. Finché non esce il video, questa, ahimè, rimane semplicemente una bella storia, per non parlare di come un bambino di 8 anni riesca a ricordarsi così tanti dettagli. Insomma, chissà, se fosse vero anche l'1% di ciò che ha raccontato, la cosa sarebbe seriamente preoccupante. Per ulteriori informazioni vi terrò aggiornati. Per oggi, cari amici e care amiche, è tutto. Io spero che il video ti sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un like. Se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!